Assessore, il progetto Abruzzo Agorà certifica la svolta digitale nel turismo abruzzese. Sì, chiamiamola proprio una svolta perché così è una svolta che deve essere fatta a livello di sistema paese, raccordato, è un dibattito, è una linea d'azione che si sta affrontando anche in Enit, anche come linea d'azione principale del piano strategico, perché evidentemente la nuova frontiera della comunicazione e della promozione, della globalizzazione diffusa dell'informazione impone che si utilizzino questi strumenti, si interpretino questi strumenti e che si sia presenti all'interno di questi strumenti. Quindi il progetto vuole consolidare e implementare una presenza nel mondo dello spazio virtuale, di tutte le piattaforme condivise, dei social, ci consentirà di differenziare i messaggi rispetto ai target di riferimento dei paesi destinazione, ci consentirà di diffondere video virali, ci consentirà di studiare nuove applicazioni, ci consentirà di mettere in condivisione tutto ciò che troviamo all'interno della piattaforma e di interagire con il turista che in questo nuovo mondo chiaramente ha un ruolo di protagonista, sia perché mette dei contenuti, sia perché lascia dei giudizi. E questo è molto importante perché sappiamo bene che uno dei metodi, dei mezzi, degli strumenti più efficaci di promozione e di comunicazione turistica è il famoso passaparola, che diversamente al passato, oggi in cui c'era bisogno di alcune fasi perché il messaggio positivo o negativo giungesse a destinazione da parte del turista, oggi è immediato, con un clic c'è una condivisione e quindi bisognerà essere pronti, bisognerà orientare quelle informazioni, bisognerà orientare quei servizi che il turista richiede, bisognerà, come dire, avere una presenza costante perché questo ci consentirà di raggiungere una platea sostanzialmente indefinita di utenti con un rapporto benefici-costi straordinario rispetto a quelli della promozione tradizionale. E consideriamo che non è che iniziamo oggi, perché come regione già da tempo, uscendo fuori dalla logica dei siti statici, abbiamo creato ad esempio 6 mini siti dinamici per i nostri 6 mercati di riferimento principale europei. Quindi in lingua, sono dei siti Visit Abruzzo in lingua per i nostri 6 mercati principali europei, perché siamo stati fra i primi a fare delle applicazioni Apple e Android, ad esempio sugli eventi, ad esempio sulla situazione delle nostre stazioni invernali, i primi a fare un progetto di contenuti con un'applicazione Apple Android Rai Local in collaborazione con la Rai, quindi ci siamo già mossi su questo, abbiamo avuto ottimi riscontri e questo progetto serve, tra le altre cose, a consolidare questa finalità e questa linea di azione, ma servirà anche per fare altro, ad esempio per digitalizzare, creare degli IAT in forma virtuale, ci consentirà di diffondere le informazioni, ci consentirà anche, e questo è il dato sul quale speriamo di avere la massima collaborazione, di interagire con i nostri operatori. Il progetto prevede anche dei seminari formativi perché tutto quello che noi faremo sicuramente avrà un valore per la regione in termini di comunicazione del marchio ombrello, come si suol dire, del nostro brand nelle piattaforme condivise, ma certamente potrà avere un valore esponenziale, un moltiplicatore, se i nostri operatori sfrutteranno appieno quanto noi metteremo a disposizione sulle piattaforme, riempiendo di contenuti, di messaggi indirizzati, proprio tutti gli strumenti che noi creeremo con questo progetto. Quindi la prima cosa che faremo, infatti, partiremo con dei seminari formativi proprio per mettere in relazione queste azioni con le azioni dei singoli operatori, dei tour operator, dei consorzi e di quant'altri lavorano nel mondo del turismo. Ecco, Assessore, che sia un progetto di avanguardia è stato testimoniato e certificato dallo stesso governo che l'ha finanziato con 1,5 milioni di euro. Sì, è un progetto importante. Questo è uno dei progetti di eccellenza, così definiti, di risorse che il governo destinava a progetti di eccellenza interregionali. Nel nostro caso abbiamo presentato un progetto che è esclusivamente dell'Abruzzo, c'era questa possibilità purché si trattasse di progetti all'avanguardia e di progetti di particolare valore. Il governo ha approvato questo progetto, ha approvato l'accordo di programma, noi lo abbiamo approvato in giunta, adesso lo sottoscriveremo formalmente nei prossimi giorni e dopodiché, fatta la registrazione contabile, saremo pronti e operativi. E questo, ripeto, il fatto che un progetto interregionale, in realtà di dimensione esclusivamente regionale, sia stato accolto dal governo, che ne ha certificato, è un'ulteriore certificazione della bontà e del fatto che probabilmente abbiamo imbroccato una via giusta sotto questo profilo. E ripeto, il finanziamento non è
irrilevante, 1,5 milioni di euro in questi tempi a carico del fondo, e sono soldi già impegnati, delle risorse previste dal governo da tanto tempo, rappresenta veramente una boccata di ossigeno che non abbiamo voluto disperdere, ma abbiamo voluto concentrare su un obiettivo chiaro e definito e unitario.